soprattutto San Giovese, ma non solo, perché nella tradizione del nonno non era San Giovese di Purezza, ma con l'idea comunque di diciamo, portare avanti il discorso del San Giovese come principe e riferimento principale della produzione, anche perché sicuramente uno molto sensibile di capo per rispettare e portare, mostrare le caratteristiche di un determinato territorio. Per questo motivo abbiamo avuto di questi 12 ettari, quali abbiamo studiato diversi fiori di San Giovese e diversi terreni di cui disponiamo. Abbiamo 9 ettari di un terreno più rosso, profondo, e altri 3 ettari, che invece è il vino dal quale proviene questa sera, che sono terreni più sabbiosi e argillosi. Tutto questo si è arrivato a produrre il mocio, di cui ascoltate adesso, che è stato prodotto come prima annata nel 91, perché avevamo l'abitudine di studiare una lezione tra le piccole fermentazioni di ogni piccola particella dei nostri vigneti, e dopo diversi studi abbiamo trovato che il Sangiovese che cresceva in questi 3 ettari, nel quale selezioniamo queste 10.000 bottiglie, riusciva a trasmettere una certa profondità e una certa ricchezza, ma avendo una trama tannica leggermente più delicata e secosa. Questo infatti ci ha portato a prendere la conclusione di produrre queste 10.000 bottiglie. Legata all'annata 97, che per memoria mia è stata forse l'annata in cui si è cominciato a sentire il primo clima più caldo e siccitoso che ci troviamo anche ai giorni agli anni attuali, nello specifico è un vino che viene da 2 fermentazioni di Sangiovese e una piccola percentuale anche di Merlot, perché il calore che in quell'anno si era verificato, soprattutto nelle parti migliori della vigna del Locio, aveva compromesso la stabilità dei polifenoli, mentre il Merlot, che nel quale sono esperimenti di questi anni nella parte un pochettino più bassa del vigneto, era risultato particolarmente valido per l'annata. Quindi noi abbiamo qui circa un 90-95% di Sangiovese e un 5% di Merlot, con una fermentazione molto normale in legno, con una fermentazione di lieviti naturali, e un invecchiamento in legno per circa 2 anni. Grazie.